Luca, il Teramo ha cercato a lungo un centrale mancino, finalmente è arrivato. Sì, sono molto contento, è stato tutto veloce e rapido, però bellissimo. Appena ho saputo l'interessamento sono subito balzato e ho preso la macchina e sono venuto qua perché avevo voglia di iniziare a lavorare con questa società. Dopo diverse annate all'Olbia ti ritrovi in un girone completamente diverso, con squadre diverse, immagino che ci siano abbastanza motivazione, insomma, sì. Per fare bene. Sì, sì, sono molto contento, sarà un girone tosto, però sono contento di avere la possibilità di giocare in questo girone e spero andrà alla grande. E senti che sarà un'annata importante anche per te per fare il salto di qualità definitivo? Ma quello me lo auguro, come lo auguro a tutti i miei compagni, e sicuramente se le cose di squadra andranno bene vuol dire che anche personalmente staremo facendo qualcosa di buono. E primi contatti con la squadra, con i tuoi compagni, col nuovo tecnico, come sono stati? No, sono stati ottimi, sia con lo staff che con i ragazzi, sono contento, si sta bene in gruppo, si sta bene fuori, sono contento veramente. Saresti pronto a giocare anche sabato? Sì, ho già, anche ad Olbia, ho iniziato il ritiro con la squadra, comunque avevo fatto la Coppa Italia, fisicamente sto bene, devo lavorare ovviamente, devo conoscere i metodi di lavoro dell'allenatore, della squadra, dei miei compagni, però sono pronto. Dei tuoi compagni di reparto che impressioni hai avuto? Ma sono tutti ragazzi forti con cui da uno o dall'altro si può imparare, così come dai compagni, dai più grandi. Qua c'è veramente tanta gente con esperienza, con campionati importanti vinti alle spalle, e quindi è bello poter imparare, oltre che a livello sì, sul campo, anche a livello emotivo è importante anche per me questo. C'è anche tanta concorrenza? Sì, c'è tanta concorrenza, ma nelle grandi squadre è sempre così, quindi ben venga.